tutti quelli di Cerignola, li porteremo tutti nella nazionale. Bien. Son. Sombras y luces. Yo me intento abrazar a perfumes y sombras para caer de bruces. Solo son sus ojos que seducen, abducen y me llevan al placer. Por eso así lo compuse, le puse el nombre de sombras y luces. Me conducen este cruce y abusé, le puse el broche sin caché, ni chapuzas ni parches, sí. Amici di Assi Sportivo, buonasera e buonasera anche a tutti gli appassionati di sport. Siamo qui con Pinuccio Labbruca all'Accademia delle Arti Marziali di Cerignola. Pinuccio, innanzitutto per presentarci, descriverci in breve la storia anche dell'Accademia delle Arti Marziali di Cerignola. Buonasera a tutti. Intanto volevo precisare che siamo la matrigna delle arti marziali, delle scuole di arti marziali a Cerignola, perché siamo una delle palestre più storiche nella nostra provincia. Io sono figlio d'arte, mio papà ha iniziato questa meravigliosa arte a Milano e poi ci siamo trasferiti nel nostro paese, dove ha continuato questa passione tramandandola a me. Mio papà è stato campione del mondo, è stato arbitro mondiale e quindi poi questa passione l'ha trasmessa a me e io ho continuato a portarla avanti. Attualmente contiamo 110 iscritti, tra cui un buon 50% femminile, e viviamo in questa zona un po' particolare del paese, però non ci arrendiamo, andiamo sempre avanti, riusciamo a coinvolgere tantissima gente perché comunque si crea un ambiente molto familiare e il recupero sociale. Noi lavoriamo anche col sociale, abbiamo una collaboratrice psicologa che lavora con i servizi sociali del comune di Cerignola, collaborando e portando anche la nostra attività ragazzi o ragazze disabili, quindi coinvolgendoli nel nostro centro sportivo. Quindi tanto di merito ma anche tanto sacrificio per arrivare anche a dei buoni livelli, giusto? Sì, io ripeto, ho fatto l'arma dei carabinieri, ho fatto il professionista per tre anni e mezzo, poi ho dovuto lasciare per problemi familiari, sono tornato nella mia palestra con mio papà e io ho allenato 2 anni la nazionale di kickbox negli anni 98-99, ho fatto gli europei mondiali di karate, insomma una bella carriera sportiva. Questa passione ovviamente e questi risultati mi hanno permesso di portare avanti i miei ragazzi e abbiamo avuto diversi ragazzi in nazionale, però questo evento quest'anno è stato un evento un pochino particolare, in quanto abbiamo avuto 3 atleti, tra cui di karate, uno di karate e 2 di kickboxing, nella nazionale italiana. Una cosa particolare è che abbiamo un evento, una ragazzina di 12 anni, a soli 12 anni, Maria Pia di Toma, che è entrata nella nazionale italiana WTKA di kickboxing. Gli altri talenti anche, descriveceli un po', anzi descriveci tutti e tre, un po' anche i caratteri, perché a volte no, magari il talento viene anche da un carattere a volte duro, a volte... Sì, in effetti sì, cioè l'atleta di karate in nazionale, che è un ragazzo abbastanza tranquillo, nel senso che lui ha sempre praticato karate da piccolino, ha fatto tanti sacrifici, l'ho portato in giro in tutta Italia nelle varie competizioni, ha vinto il titolo italiano, poi è entrato in nazionale ed è riuscito a portare a casa questo titolo. La cosa impressionante, che è molto da discutere, è questo atleta di kickboxing di Monte Matteo, che è un ragazzino molto vivace da piccolino, ragazzo di strada, lavoratore, però ovviamente molto vivace, quindi questo sport, questa grande passione che gli abbiamo trasmesso con il tempo l'ha portato a cambiare veramente, addirittura a divulgare questo sport come sport di vita, come sport sociale, e quindi lui è veramente cambiato come persona. Un altro aspetto fondamentale, no, che si insegna in questa palestra è appunto il fatto che le arti marziali, ok, però il rispetto verso il prossimo, giusto? Sì, innanzitutto tra di loro, rispetto tra di loro, e poi rispetto con la società, con il mondo esterno, che questa è una cosa importantissima, perché di solito quando si parla di arti marziali e sport a combattimento si parla di botte, e purtroppo a Cerignola per tanti anni c'è stata questa mentalità. Siamo riusciti, grazie a mio papà soprattutto e al mio impegno, a divulgare questa disciplina, queste discipline come sport di vita e sociale, soprattutto rispetto verso gli altri. Ora abbiamo il piacere di parlare con Maria Pia De Toma. Maria Pia, quante soddisfazioni si provano a partecipare per la nazionale e a fare questo tipo di gare? Molte, perché prima di tutto ne ho vinte tante di gare,
ho vinto 11 medaglie, tra cui due sono di campionati italiani. Poi ho vinto una coppa e la spada dei campionati italiani. Grazie Maria Pia, come abbiamo visto timida dal vivo, è un leone nel campo.